un'aggressione senza sosta agli nostri iscritti, ingerenze senza nessuna giustificazione, quindi siamo venuti qui in casa dell'ASP2 per denunciare i fatti che abbiamo già segnalato a mezzo stampa e con lettere ai rappresentanti della regione, ai rappresentanti sindacali e anche alla prefettura di Teramo. Incompatibilità, mobbing e aggressioni all'interno della ASP2 di Teramo. Queste le accuse sollevate dalla UGL che già dalla scorsa estate ha riscontrato anomalie all'interno dell'azienda pubblica di servizi alla persona. L'incompatibilità, secondo l'Unione Generale del Lavoro, riguarderebbe il presidente che avrebbe parentele di primo grado con un'azienda di ortofrutta che rifornisce di frutta e verdura a tutte le strutture della ASP2. Ma le incompatibilità riguarderebbero anche il direttore dell'ASP, che ad oggi riveste anche la carica di consigliere d'amministrazione della società Abruzzo Sviluppo. Sì, lo abbiamo segnalato, la Regione ha preso atto della nostra segnalazione perché pare che ci siano delle forniture che fanno capo alla famiglia ben nota di Roseto. Quindi aspettiamo anche su questa nostra denuncia una risposta precisa dalle autorità regionali. Il sindacato denuncia inoltre ripetute aggressioni ai propri iscritti. L'ultimo, in ordine di tempo, si sarebbe consumato negli uffici dell'ASP da parte di un uomo che pretendeva di avere il CUD del fidanzato della figlia senza delega, senza documenti. Per questo, ancora una volta, il responsabile provinciale Foschi. Chiediamo, abbiamo già chiesto la verifica da parte delle autorità competenti della regione, abbiamo già incontrato anche l'assessore, abbiamo informato il presidente della regione e chiediamo che ci sia un intervento più diretto e più preciso.